hard in this mother, bow hard, hard, bow hard in this mother, bow hard, hard, bow hard, hard, bow. What's up, what's happening? Todos, io sono Gronox, ben ritrovati nel mio canale, tralasciando i miei capelli osceni e questo affare che non so nemmeno cosa sia, ma che mi fa sembrare la Befana. Oggi andremo su un gioco molto diverso dal solito, perché in pratica è un flash game. Eccolo qua, si chiama Whack Your Computer. In cosa consiste questo gioco? Devi cliccare sui vari oggetti e succederanno delle cose molto simpatiche. Allora, scegliamone subito una, vediamo con questa cosa succede. In pratica dobbiamo distruggere nei peggio modi il nostro computer. E cliccando su questi oggetti ci saranno delle animazioni in cui il tizio in questione distrugge il computer. E la tizia a caso è felice. Scegliamo subito un altro oggetto. Mi ispira il pesce, voglio proprio vedere cosa ci fa. Ah, lo butta sul portatile. Però devi salvare il pesciolino. Ecco, infatti lo sta salvando. No, imbecille. Ah vabbè, però in compenso il portatile è andato a puttane. E lei è sempre felice. Guardatelo, è fierissimo lui. Comunque è d'obbligo giocare a questo gioco per tutte le volte che il vostro portatile vi ha rotto il cazzo. Chiunque ha avuto un portatile che ha rotto il cazzo, parliamoci chiaramente. Quindi sfruttate questo gioco per vendicarvi di tutte le bestemmie che vi ha fatto tirare il portatile. Ma vediamo con la porta cosa succede. Dove sta andando? Oddio! Un'ascia! E lei sempre così, è innamorata proprio. Ok, dobbiamo scegliere un altro oggetto. Ce ne mancano altri 9, se non sbaglio. Sì, ce ne mancano altri 9. Non trovo... Ah, ok, vediamo cosa succede cliccando lì. Ma che cazzo? No, qua succede qualcosa. Ah! Ci sta, ragazzi, ci sta. Guardate la faccia della tizia, ma ora farà sicuramente... Ecco, nemmeno il tempo di dirlo. Vediamo un po' cos'altro possiamo cliccare. Clicchiamo proprio il portatile. Ecco, questo è un classico, cioè era il più semplice da fare. Dobbiamo scegliere un altro oggetto. Non ne vedo altri. Questo non ricordo se lo ci ha cliccato. Se non sbaglio, no. No, non l'avevo cliccato. Oddio. Ok, ora... Ecco, immaginavo che affettasse il portatile con le spade. Alquanto strano, ma ci può stare, dai. E ora cosa possiamo scegliere, ragazzi? Allora, questi l'abbiamo già fatti. Il mappamondo non me lo fa scegliere. Il telefono, vediamo cosa succede con il telefono. Pronto? La distruzione portatili, per favore. Già stanno arrivando, perfetto. Sono già qui. Ecco la squadra operativa per distruggere i portatili. Oddio. Ah. Non ho parole. Eh sì, dai, ci sta sempre. Dobbiamo trovare un altro oggetto, ma non ne trovo altri. Il portatile ce l'abbiamo cliccato. La tizia non si può cliccare. E cos'altro si può cliccare? Questi cassetti, clicchiamo questo. Vediamo cosa succede. Cosa ha preso? Ah, bello. Una sorta di TNT. Intelligenza suprema. Come fai a chiuderlo? La soluzione a tutto è esplodere l'intero edificio. E lei è sempre innamorata. Dobbiamo cliccare l'altro cassetto. Sono proprio curioso di vedere cosa succede. Ok. Cosa ha preso? Non ho visto. Ah, immagino che stia usando delle frecce. Eh sì. È diventato un arciere. Pensavo che spuntasse dal nulla come sempre con quella sua faccia fiera. Infatti, ragazzi, eccolo lì. Ci mancano 3 oggetti. E quali sono? Ah, eccone qua uno. Clicchiamolo. Vediamo. Cosa sta prendendo? Un bazooka? Addirittura, come faceva ad avere un bazooka in quello spazio minuscolo? Ora lei si innamora e lui sarà fiero così. Cosa? No, mi sei caduto così.
Perché non l'ha fatto? Non trovo niente. Cosa? Ah, la scarpa, sì. Anche questo è un classico. Fa gara con quello là del distruggerlo così come se non ci fosse un domani. Ed ecco la scena in cui lui è fiero e lei è innamorata. Ci manca l'ultimo oggetto. Secondo me sarà il più epico. Ma dobbiamo prima trovarlo. Dove sta? Allora, forse è lei? No. Ho cliccato già quel cassetto, non ricordo. Clicchiamo. No, non l'avevo cliccato. Sta prendendo una motosega. Questo nasconde di tutto in spazi minuscoli. Oddio, pensavo che tagliasse anche i piedi della tizia. Perfetto ragazzi, abbiamo distrutto nei peggiori modi il nostro portatile come meritava. E questa è la scena finale epica che ci mancava. Ok, direi che abbiamo raggiunto il trash totale. Vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto questo video. Commentate, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Condividete. E mi raccomando di seguirmi sui vari social. Mi dovete stalkerare come se non ci fosse un domani su Snapchat, Instagram e Facebook. Trovate il link in descrizione. Mi raccomando, perché se non mi seguite, stanotte entrerà un ladro in casa e vi ruberà il cellulare o il computer. Quindi fate voi, io vi consiglierei di seguirmi. E noi ci possiamo anche salutare, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!